di Enrico De Aglio rende un servizio importante alla nostra coscienza collettiva. Questo libro purtroppo testimonia di una colossale menzogna che è durata per 20 anni, a danno di Paolo Borsellino prima di tutto, perché è la sua memoria che è stata insultata, e a danno di tutti noi che siamo stati costretti a credersi. Mi riferisco alle indagini che sono seguite all'omicidio, alla strage di Via D'Amelio. C'è stato presentato un colpevole e dopo 20 anni sappiamo che era stata una fabbricazione della polizia, un depistaggio che è durato appunto una quantità enorme di tempo, che solo casualmente è stato scoperto, a dimostrazione di come in Italia la capacità di preservare i misteri, di depistare l'opinione pubblica, di organizzare la menzogna su scala enorme è una costante del paese. Io ho scritto questo libro proprio non credendo quasi a quello che andavo leggendo e andavo ricostruendo. È una cosa che non ha parallelo, non ha altri esempi simili da nessun'altra parte del mondo. Sì. Sono fatti sempre più e nuovamente e tristemente avvolti da una opacità, da una nebbia, e quindi un libro come questo aiuta a non far smarrire il bandolo della matassa. Certo, il bandolo che sta dentro questa matassa è un bandolo terribile, orribile, che da solo non può che far disperare nella possibilità che la politica costruisca democrazia. Allora bisogna leggerlo questo libro, leggerlo dalla prima all'ultima parola, specchiarsi in questo paese amaro, complicato, punto a capo, non permettersi sbandamenti. La democrazia è la migliore delle possibilità che abbiamo, la politica per fare democrazia è il migliore degli strumenti che abbiamo. Coraggio, bisogna riappropriarci del conflitto sociale, bisogna riappropriarci di una politica capace di organizzare forza.